Adesso continueremo i nostri lavori dando la parola all'amico Raffaele Vitaliano, che è presidente di Lux Media, che ha prodotto, come sappiamo, il film che è stato distribuito e è anche un ex allievo dell'Istituto Bartolo Longo. A te la parola. Io prima di iniziare ho bisogno di farlo partire, quell'altro minuto e mezzo che non abbiamo fatto partire prima. Perché poi capirete, l'intervento va proprio in... No, hanno abbassato le luci, quindi anzi chiediamo la cortesia ai tecnici in sala se ci sono. Lo mandiamo un po' più. Non riuscite le parole, scuole, non per sottrarle ai genitori, ma per fornire loro gli elementi. Sapete cosa pensa la scienza al riguardo? Ma io non ho nulla contro la scienza. Ma se la scienza diventa nemica della carità, io lascio la scienza e seguo la carità. Ci aspettano giornate faticose. Il professor Lombroso è convinto che tali fanciulli non possano essere recuperati. Dottor Muscati, voi mi stupite. Anche voi pensate che i nati da delinquenti siano già condannati a delinquere? No, avvocato. Io sono convinto che i figli dei carcerati diventino delinquenti se non gli si dà loro altra possibilità. Siamo d'accordo, siamo d'accordo. Avvocato, a voi vi faranno santo. Dopo di voi, dopo di voi. Andiamo di là. E qui mi fermerei per iniziare il discorso. Non mi devo commuovere. Vabbè. Allora, mi ha pregato Ernesto, non ti commuovere. Io non ce la faccio. Siamo noi, i figli dei carcerati. Siamo noi. Noi che ci volevano buttare a mare, siamo noi che non ci volevano dare le opportunità, siamo noi i medici, i tipografi, i falegnami, l'Italia che produce, siamo noi. Siamo noi educati nello spirito dell'amore di Bartolo Longo, siamo noi. E allora al postulatore, se cercate un miracolo per santificare Bartolo Longo, non cercate un tumore che guarisce, ma l'anima che vive, i figli dei carcerati, che sono testimoni nel mondo dell'amore della Madonna di Pompei. Il miracolo vivente, questo probabilmente è il segnale, è un messaggio al Papa, se ce lo volete portare, glielo dice Salvatore Sidari, che sta in questo momento assistendo un ammalato di tumore. Voleva essere qui, ha detto Raffaele, portami questo messaggio al Papa di... o manda un messaggio. Se cercano un miracolo, Salvatore di Sidari, Pasquale Sidari, figlio di un carcerato, aspettavano il padre, glielo hanno ammazzato fuori dal carcere. Loro hanno cercato gli assassini, li hanno incontrati, li hanno perdonati, li hanno amati. Hanno costruito un discorso di perdono, di misericordia, che non è la giustizia, ma è oltre la giustizia. E allora il messaggio politico anche, perché qui siamo in un'aula politica forse. Stamattina un aneddoto, ho incontrato Bossi, tutti mi sarei aspettato, tranne che Bossi. Ed è stato cordiale l'invito. Io ho dato il docufilm, perché è un film ci auguriamo che venga fatto dopo, questo docufilm, e lì, sapete, nel mio cuore di napoletano, questo Bossi come mi stava. È il messaggio di Bartolo Longo. E allora essere cordiale e voler dire, sai Bossi, ti voglio bene, a te, tutti quelli della Lega, perché vogliamo costruire un mondo di pace, un mondo d'amore vero, di misericordia vera. E allora un messaggio internazionale, a occhio per occhio, che ci stanno propinando nei confronti del mondo arabo, dell'ISIS, la misericordia e il perdono. Un passaggio di Bartolo Longo, un
ponte. Perché è facile dire: mi hai fatto questo, ti rispondo così. Ma costruire un ponte d'amore, quello che Bartolo Longo ha voluto nei confronti dei carcerati, questo ha fatto Bartolo Longo, attraverso l'amore per i figli dei carcerati. Non ha aperto un istituto come si fa solitamente, ha detto: questi sono i miei figli, i miei figli. Bartolo Longo 1, Bartolo Longo 2, Bartolo Longo 3, oggi, domani, sempre, ancora oggi. E qui abbiamo le generazioni di Bartolo Longo 1, 2, 3, 4, ex alunni che hanno 80 anni, che hanno 60 anni come me, che hanno 40 anni, che hanno 30 anni. La generazione, il messaggio vivente, il miracolo vivente, se fosse possibile. E allora i nostri sforzi e sacrifici, il docufilm con tutti i limiti, perché poi immaginerete quando lo vedrete, ovviamente non è un film, ci auguriamo che si faccia un film vero su Bartolo Longo, è un nostro contributo di ex alunni. La Lux in Mide, la Lux in Media, vi farò sorridere. Ho provato a far fare sto film a Bernabea, agli altri, non si poteva. E io ho detto: no, ma noi lo dobbiamo fare, Bartolo Longo lo devono conoscere. Un giorno chiamo quattro amici, un cameriere, un meccanico, un disoccupato, una casalinga e io. E che dobbiamo fare? Un film? Ma sei pazzo? Un film? Eh sì, ci vuole una scatola, ci vuole un'associazione, noi facciamo l'associazione e facciamo il film. E i soldi chi ce li mette? Che ne so, sarà la provvidenza, che ne so, andiamo. Non c'è un centesimo pubblico, non ci importa, non ci importa. C'è il cuore, c'è Bartolo Longo, ci siamo noi. Chi non si svenerebbe per un padre? E noi vogliamo svenarci per un padre, perché il suo messaggio vada nel mondo. Perché possiamo essere noi testimoni di pace. Questo è il messaggio. Avrei voluto e vorrei darvi. Grazie.